Allora, quella che facciamo oggi non è solo una magia, è anche come costruiamo uno strumento scientifico che potremmo anche portare a scuola, perché questo è proprio strumento scientifico. Il nome di questo strumento è elettroscopio. Noi non abbiamo tutto il materiale giusto, 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 perché ci vorrebbe per esempio un filo di rame. Noi usiamo un filo di ferro che abbiamo trovato in cantina, un pezzettino di filo di ferro. Attenti, il materiale è un vaso, un filo di ferro, se ce l'avete di rame meglio. Poi abbiamo messo alla fine del filo di ferro due foglietti di alluminio, quello che si usa in cucina, quello che la mamma e il papà usano in cucina per mettere dentro i panini, quelle robe lì. Ok, abbiamo fatto una specie di amo di uncino, abbiamo inserito due foglietti d'alluminio. Poi abbiamo inserito il filo di ferro dentro questa parte di plastica, che è la parte finale della bottiglia che abbiamo tagliato. Abbiamo fatto un anello, ce ne vorrebbe un po' di più, so qua in alto, e questo strumento serve per sapere se le cose che abbiamo in casa sono magiche o elettriche o no. Attenti bene, voglio sapere se questo palloncino è magico o elettrico. Io lo strofino per vedere se è magico o elettrico, perché se non lo strofino non lo è di certo. Attenti, metto il palloncino qua, ma dovete guardare le fogliette di alluminio. Pronti? Questo è magico, guardate che roba. Allora questo è magico o elettrico. Voglio vedere un'altra cosa. Prendo un righello. Lo strofino, lo strofino, lo strofino, lo strofino, lo strofino, lo strofino. Sarà magico anche lui? Boh, chi lo sa? Aspetta, aspetta che guardiamo. Vediamo. Sì. È magico anche lui, un po' meno. È magico anche lui. Il contenitore del termometro abbiamo trovato. Vediamo, sarà magico? Boh, chi lo sa? Sarà magico. Vediamo. Vediamo se si muovono i foglietti di alluminio. Questo non è Bottiglia. magico, via. A bottiglia. La bottiglia? Vogliamo sapere la bottiglia? Vediamo? Niente. Niente magia. Magia. E lo possiamo portare a scuola una volta che l'abbiamo fatto.